Questa mattina siamo nel castello di Santa Serena, nella sala delle bandiere, per presentare quello che è uno degli avvenimenti con maggior richiamo turistico che si realizzano nella nostra cittadina. È quella della festa medievale che sarà realizzata il 1 maggio. Con me ci sono il presidente della Proloco, Fernando Vanza, e il professore Parone, che è lo storico che fa da consulente per la realizzazione di questo avvenimento. Siamo alla sesta edizione, siamo stati fermi 2 anni per la pandemia del Covid e l'anno scorso si è ripreso. Noi contiamo di progredire sempre di più, di rendere un evento sempre con un maggior richiamo, con nuove iniziative. Naturalmente una festa medievale realizzata a Santa Serena ha una sua ragione, perché Santa Serena, che ha una storia più che millenaria, ha certamente un ruolo importante durante il periodo medievale, quando diventa una città-stato con i Carafa prima, poi i Rufo, gli Scurgo, fino ai Guttini. È un evento che impegna la cittadinanza complessiva, perché al di là di chi opera nel settore, per il coinvolgimento anche della popolazione, sia nella realizzazione del corteo storico, ma anche nei punti di storia, nella ricostruzione di un villaggio medievale. Però dal punto di vista tecnico ne parleranno meglio il presidente proprio Fernando e il suo storico Pino Parola. Ok, allora la festa medievale ormai è diventato un appuntamento molto importante per Santa Severina. Nell'ultimo decennio, insomma, ha raggiunto numeri molto importanti. Sono circa 5.000 persone che arrivano quel giorno. Quest'anno comunque ci sarà comunque un'introduzione del 30 sera, della giornata del 30 aprile, di domenica, e poi giorno 1 insomma si svolgerà la festa medievale, quella che è ormai storicizzata anche tramite il progetto Castelchiava. Riusciamo ad avere dei finanziamenti relativi alla festa e anche grazie a molti sponsor. Noi ringraziamo tutti gli sponsor, uscirà il cartellone ovviamente con tutte le attività commerciali, ai sponsor vari che ci danno una grossa mano per contribuire alla realizzazione di questo importante evento, che è un indotto economico anche per la cittadinanza, dal momento che è una festa aperta a tutti, quindi sono aperti i monumenti tutta la giornata, quindi il castello, il museo diocesano, la cattedrale, il battistero, il museo di arte contemporanea, tutte le altre chiese, quindi c'è una fruizione dei beni culturali molto importante, perché chi viene a Santa Severina appunto ammira queste bellezze durante quella giornata, però poi allo stesso momento si trova spettacoli, living history, teatro, musica, enogastronomia. Quest'anno ci sarà l'importante collaborazione del GAL con i vari mercatini, oltre a vari standisti che parteciperanno soprattutto sotto il fossato del castello. Ci saranno cortei, ci sarà appunto diversi momenti di spettacoli che più nel dettaglio vi spiegherà il professore Parone, che è il direttore artistico dell'evento. Sì, buongiorno. Allora, per quanto riguarda intanto tutti i gruppi che faranno parte di questo evento molto importante, volevo sottolineare appunto la presenza sempre di Itineraria e di Allestippo, relativo Allestippo. Poi verrà di nuovo quest'anno il gruppo Trischini di Taverna, due gruppi di Catanzaro, Splario, verrà un altro gruppo da Siena, il Giulio Giocoso, e poi, cosa molto importante, quest'anno finalmente abbiamo anche i ragazzi dell'Istituto Unicomprensivo di Santa Serena, perché il giorno prima si farà proprio un'introduzione alla festa medievale, la domenica, di pomeriggio, dove i ragazzi si esibiranno con ballate, musica, medievale, eccetera. Il primo maggio invece il tema di quest'anno che è stato scelto è la figura di Antonio Centelles. Antonio Centelles è un personaggio molto importante per quanto riguarda la Calabria,
e siamo intorno al 1444, praticamente lui diventa principe di Santa Severina, anche se dopo due anni, appena due anni, verrà poi fatto arrestare. Ci saranno ovviamente tantissime figure, ci saranno questi due momenti storici che cercheremo di evocare appunto in piazza, e poi ovviamente avremo diversi momenti di esibizione da parte appunto di questi militi, avremo molti personaggi particolari, avremo dei vestiti stupendi quest'anno anche perché e poi anche tutto ciò che riguarda anche l'artigianato legato appunto al periodo.